curioso mestiere con cui si fa del bene a se stessi guadagnando ma anche agli altri è quello di chi fa il cacciatore di eredità. Ultimamente hanno realizzato davvero un colpo grosso riportando al suo legittimo proprietario un grande patrimonio. Sentite com'è andata. Chi mi ringrazia per 2.000 euro e chi dice uff, per 100.000 euro non mi sarei sbattuta a firmare. Eleonora Grasso è una cacciatrice di eredità. L'abbiamo incontrata al Salone della Giustizia di Rimini. Nell'ufficio successioni di ogni tribunale che si rispetti giacciono centinaia di eredità che nessuno ha mai reclamato e tocca a loro, a questi investigatori di genealogie, scandagliare gli archivi dell'anagrafe, delle parrocchie, consultare le leve militari e quelle marittime per dare un volto ai discendenti anonimi di cospicui lasciti testamentari e consegnare chiavi in mano l'eredità. 1, 2, 3, 4, 5 metri di ricerca genealogica. Abbiamo trovato figli che non vedevano il padre da 30 anni, non sapevano che era morto. Sono delle carambate quasi. A volte carambate, facciamo rincontrare persone di famiglie che non si erano mai visti. Secondo la legge italiana, in mancanza di rivendicazione entro i 10 anni dalla data della morte del decesso, in mancanza appunto di rivendicazione, l'eredità viene devoluta allo Stato. Grazie a questi cacciatori di eredità è stato trovato nel Trevigiano un anziano di 95 anni al quale è arrivato un assegno di 900.000 euro lasciati da una lontana parente napoletana. Ma non è sempre così. Consistenza dell'eredità? Questa siamo circa sui 50.000 euro. Solo 50.000 euro e avete fatto una serie di ricerche così grande, sì. Così vasta? Eh sì, non si lavora sempre solo per i milioni, le eredità milionarie.